Cari amici viaggiatori, oggi sono a Savona. Per la precisione mi trovo al porto di Vado Ligure e sto per salire a bordo della nave che vedete alle mie spalle, la Corsica Victoria, della compagnia Corsica Ferries, che proprio oggi festeggia i suoi primi 50 anni di grandi successi. Arrivato a bordo di questa nave della Corsica Ferries, pronto a salpare direzione Corsica e pronto a festeggiare i 50 anni di grandi successi, di grandi viaggi di questa compagnia. Arrivati a Bastia in Corsica, stiamo lasciando la nostra Corsica Victoria, la nave sulla quale abbiamo viaggiato. Siamo per partire alla scoperta di questa cittadina. Sono ben 50 anni che la Corsica Ferries, prima compagnia di navigazione privata per numero di passeggeri trasportati, collega l'Italia dai porti di Savona e Livorno con Bastia, caratteristico centro dell'Alta Corsica. Gli stretti vicoli, chiamati carruggi come a Genova, affascinano per i loro colori e la loro vitalità. Ci fermiamo in alcune delle botteghe che vendono gustosi prodotti locali ed entriamo in una delle tante cappelle appartenenti alle confraternite sparse nei vari quartieri. Raggiungiamo la cittadella, il punto più alto di Bastia, voluto dai genovesi tra il XV e il XVII secolo, e poi scendiamo verso il porto antico, dove una distesa di barche fa da contraltare agli antichi edifici della zona. Il tempo a disposizione purtroppo è poco, ci lasciamo alle spalle Bastia e ci dirigiamo verso Cap Corse, il famoso dito della Corsica, che è un susseguirsi di piccoli borghi che stregano con la loro atmosfera d'altri tempi. Erba Lunga con le sue case in pietra costruite in riva al mare è un vero spettacolo. Non da meno Nonza, piccolo centro arroccato su un promontorio dalla cui cima campeggia l'antica torre genovese risalente alla metà del Cinquecento. Proprio da questo punto avrete una vista sulla cittadina e sulla celebre spiaggia nera, creata negli anni dagli scarti industriali di miniere oggi non più in funzione. E riprende il nostro viaggio on the road sulle strade della Corsica, direzione Calvi. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Il piccolo borgo di Calvi, nella regione della Valagna, è stato uno dei miei preferiti, non soltanto per l'atmosfera tipicamente vacanziera con la spiaggia dorata e il mare turchese, ma anche per il fascino del suo centro storico. Passeggiando tra i vicoli della cittadella, tra case costruite a picco sulla roccia, antiche chiese e caratteristiche botteghe, il tempo sembrerà volare via in un attimo. Un ultimo sguardo allo splendido panorama e poi via verso l'ultima tappa di questo viaggio in Corsica, ovvero il Rus. Nuova tappa del mio on the road qui sulle strade della Corsica del Nord, siamo a il Rus, la prima città veramente corsa.
Fondata da Pascal Paoli come sede del primo governo corso, deve il suo nome all'isolotto in pietra rossa che sorge proprio di fronte al borgo, sulla cui cima campeggia un antico faro. Concedetevi il tempo per una passeggiata sulla Promenade della Marinella. Fermatevi per un po' di shopping in uno dei tanti negozi tra Rue Paoli e Rue Notre Dame ed assaggiate qualche prodotto locale nel mercato coperto del XIX secolo. Il nostro tempo in Corsica è giunto al termine. Ci aspetta una delle navi più moderne della Corsica Ferries, la Mega Express 5, che ci riporterà in Italia in sole 5 ore. Dal ponte di comando della Mega Express 5 che si conclude questo viaggio alla scoperta della Corsica, un viaggio davvero affascinante, e un grande grazie va proprio alla compagnia che ci ospita, la Corsica Ferries, che proprio in questa occasione ha festeggiato i suoi primi 50 anni di grandi successi. Appuntamento alla prossima avventura. Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli.